Marco, il punteggio non rispecchia forse quello che si è visto in campo, 3-7 arrivati tutti lì e poi dopo Conegliano diciamo che ha sempre trovato la soluzione vincente. È stata una partita strana perché nonostante siamo partiti male il primo set di tanti punti sotto, abbiamo avuto sul 23-22 per noi la palla per portarci avanti ulteriormente. Terzo set uguale. Io penso che la squadra, penso che oggi dobbiamo essere orgogliosi di una squadra che fino a due mesi fa lottava per uscire, anzi per riuscire a entrare nella griglia di Coppa Italia. C'è il rammarico perché abbiamo perso la partita per 4 punti. Merito a Conegliano che ha difeso tanto e è stata più cinica nei momenti decisivi. Resta rammarico perché questa squadra è in crescita, si vede, nonostante stiamo giocando veramente tanto e ripeto, mi dispiace tanto per la città, per le ragazze, perché ci saremmo meritati un risultato diverso. C'è sempre un po' di delusione quando si arriva lì e non si concretizza il risultato, però c'è tanto di buono da portarsi via, prima per finire la regular season e poi per Champions League e playoff. Ma la delusione è giusto che ci sia, perché dalla sofferenza bisogna diventare più forti. Abbiamo perso contro la squadra più forte che c'è in Italia, non bisogna girarci tanto intorno. Una squadra che ha cambiato 3 set in un anno per trovare quella continuità che sta avendo. E la delusione bisogna che ce la teniamo come motivo di lavoro e di spinta per ricordarci che quei 4 palloni, quando li abbiamo a nostra disposizione, dobbiamo metterli a terra, perché contro squadre così forti te la fanno pagare cara, no? Se non sei cinico nel momento decisivo. Dobbiamo ripartire, ripeto, a caldo non è semplice, ma non voglio pensare che questa partita debba ritirarci giù di nuovo, ma ci deve far capire quanto con il lavoro che stiamo facendo siamo in crescita e possiamo giocarci delle finali, non dico alla pari, ma punto a punto contro gli squadroni come Conegliano. Adesso c'è un altro periodo, dopo un mese e mezzo intensissimo, 2 settimane per riprendersi e lavorare. Sì, no, dobbiamo innanzitutto staccare la testa almeno un giorno, perché siamo stanche proprio anche mentalmente, e poi bisogna ripartire. C'è un altro tour de force che ci aspetta, abbiamo una partita con Firenze che è fondamentale per la griglia playoff, poi ci sarà Conegliano e poi rinizierà il ciclo terribile di partite tra playoff di Champions, l'ultima di campionato e playoff del campionato italiano.